Franz Hals dipingeva con ampie pennellate e una fluidità unica per il suo tempo. Questo dipinto è un vero classico del suo stile. Nessuno sa chi sia questo gentiluomo con il bicchiere di birra in mano, ma è chiaro che se la sta spassando dopo una dura giornata di lavoro. In questo museo sono custoditi diversi capolavori di Vermeer, il celebre pittore della ragazza con l'orecchino di perla. Osservate qui l'espressione assorta della lattaia e notate l'accuratezza dei particolari come i buchi nel muro e l'ombra che il chiodo proietta sulla parete. L'artista era un vero maestro nel ricreare un'atmosfera sospesa, rappresentando scene quotidiane. Questo è un dipinto molto semplice e accattivante che trasmette allo spettatore un aspetto tipico della vita olandese dell'epoca. L'abitazione sorveglia e protegge i suoi abitanti, mentre le facciate mostrano allo spettatore nient'altro che l'esterno della loro intima esistenza. Questa semplicità essenziale è tradotta dall'artista nella rappresentazione di una strada tranquilla e intrisa di dignità. I soggetti preferiti di questo artista erano le vivaci e caotiche scene domestiche, come quella raffigurata in questo dipinto. Tutti si divertono, a tal punto da non badare al bambino che assaggia il vino di nascosto. Il divertimento è dovuto alla festa di San Nicola, tradizionalmente dedicata ai bambini olandesi. Il potere coloristico di Rembrandt aumenta enormemente durante il suo ultimo periodo, sebbene non tutte le sue opere mature lo mostrino. Qui, oltre a ciò, sono commoventi gesti di tenero affetto reciproco che le due figure esprimono. A proposito della giovane coppia rappresentata sappiamo molto poco, ma questa immagine va oltre al semplice ritratto. Anche noto come la Guardia Civica in Marcia, questo dipinto a olio su tela di 350x430 cm circa è considerato uno dei maggiori capolavori del maestro olandese. Il dipinto rappresenta in primo piano il capitano Frans Benning Kok, vestito di nero con una cintura rossa, e il suo luogotenente Willem van Rittenburg, vestito di giallo con una fascia bianca. Le ceramiche bianche e blu di Delft rappresentano il tentativo olandese di imitare le porcellane cinesi sul finire del Seicento. Il museo espone numerosi pezzi che ci mostrano tutta la maestria di questi artisti. Un'intera galleria del museo è dedicata alla Casa delle Bambole. Petronella Ortmann, la moglie di un mercante, ingaggiò falegnami, soffiatori di vetro e fabbri per creare i 700 oggetti che arredano la sua Casa delle Bambole, realizzati con gli stessi materiali di quelli a grandezza naturale. Jacob van Ruisdael è stato uno dei più importanti paesaggisti del XVII secolo, l'età d'oro dell'arte olandese. A lui si devono svariate icone del genere, la cui forza espressiva supera di gran lunga la semplice bellezza e poesia delle vedute panoramiche e la descrizione reale e topografica degli scorci naturali ritratti, per assumere una consistenza simbolica. Quest'opera è il più grande dipinto del museo, con i suoi 5 abbondanti metri di altezza per 8 di larghezza. Qui il duca di Wellington sta ricevendo il messaggio che le forze prussiane stanno venendo in suo aiuto. Sdraiato, ferito su una barella, in primo piano a sinistra c'è il principe ereditario olandese, in seguito re Guglielmo II. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!